Ciao amici, oggi mi trovo in provincia di Biella. Sono venuta a visitare questa casa abbandonata. Vedete? Non so se è una cascina, una casa, non lo so. Adesso andiamo a vedere. Comunque ci sono tre piani, eh? Adesso andiamo a vedere dentro cosa c'è e chi c'è. Ho sentito già che sbatte una porta, quindi c'è forse il fantasma. C'è qualche entità. Vediamo. Vedi che luce qui davanti, vedi? Vedi che lampada, che antichità, anni 50, e la porta, anni 20, guarda qui, guarda. Allora, entriamo subito nelle cucine. Questa era una cucina, vedi? C'è il lavello e qua ci sono le cucine, vedi? Dove cucinavano, guarda qui, guarda. Questa poteva essere pure un albergo, poteva essere un albergo. Questa è una cucina grossa, eh? Guarda qui, guarda, vedi, qua c'erano i fuochi, vedi. E qui cosa c'è? Qui c'è, vedi, l'ascensore. C'era l'ascensore, poteva essere un albergo, eh. Guarda, c'è l'ascensore qui, hai visto? Qua c'è un lavello, un altro lavello, e qua c'è un armadietto verde, antichissimo. Guarda qui che antichità, questo armadietto, che antichità. Andiamo a vedere. Guarda, qui c'è un'altra entrata, hai visto? C'è un'altra entrata. Andiamo a vedere pure di qua, qua in fondo cosa c'è, Vedi? Un'altra porta qui, hai visto? Accendo la torcia, C'è qualcuno qui? Lì c'era la lampadina, hai visto? C'è qualcuno qui? Il cesso, qua si va ai piani di sopra. Qui si va ai piani di sopra, le scale sono buone. Adesso ci vediamo però prima il primo piano. E poi ci sono pure le cantine, oh! Ci stanno pure le cantine! Ci sarà il V? Chissà. Vediamo, è antichissima sta casa. Guarda qui, guarda. Le porte le ho viste, che antichità, guarda. Guarda che porta antica, guarda. Guarda qui il lavandino del bagno quanto è grosso. Finalmente un bel lavandino grosso con due portasaponi, guarda. Qua c'è il cesso classico, normale, con, rigorosamente col coperchio nero. Qua c'era un altro cesso, vedi? E qui invece c'è la turca. Il cesso alla turca, guarda lo scarico anni 20 con la catenella. Hai visto che scarico antico? E che antichità, mamma mia, guarda qui la porta della cantina, guarda, e mi conviene mettermi la cuffia però in testa, che qua è pieno di polvere, mi conviene mettere la cuffia, aspetta un attimo, tienimi il K2 e la torcia un attimo, perché qua c'è tantissima polvere, sono andata ieri dal parrucchiere e che cazzo, mi sporco già subito i capelli, non mi conviene sporcarmi i capelli, non mi conviene. Vedi che si sentono i rumori. Si sentono i rumori qua dentro. C'è qualche entità, ragazzi. Adesso riveliamo subito. Mo che vado su, accendo pure. Prendo anche la spirit box. Mi conviene via pure la spirit box. Vabbè, allora dammi qua la torcia, il K2. Andiamo a vedere da qui cosa c'è. Allora, qui abbiamo visto che c'è il cesso, qua ci sono le cantine che ci andiamo dopo, quel piano di sopra. Andiamo a vedere prima di qua cosa c'è. Cosa ci sarà di qua? Guarda, qui è un'altra entrata, hai visto? Qua c'è una porta, vedi? Vedi? Vedi qua, vedi? Cos'è un'altra cucina qui? Guarda qui, guarda. Guarda che porte. Che antichità. Cos'è? Vedi qua gli scaffali a muro? Guarda. Qui c'è un altro scaffale, vedi? Qua ci sono le piastrelle, vedi? Un'altra cucina era questa, guarda. Guarda il coso, hai visto? Il lavandino. Che antichità, vedi? Interruttori 1910. E qua invece cosa c'è qua? Hai visto? Qua c'è un'altra entrata, hai visto? Vedi qua il lampadario a palla.
Vedi che lampadario antico, anni 30, a palla. E questo che è, st'armadietto? Cos'è sta roba qui? Cos'è sto coso? È un armadio di ferro. Non so che cos'è. Cosa potrebbe essere? Guarda la porta, che antichità. Cosa potrebbe essere questo armadio? Questa, visto che c'è un'altra entrata di qui. Ah, perché c'è il giardino qui. Il giardino, sì, c'è un giardino. Vabbè, lo stesso dove siamo entrati noi. Siamo entrati di lì, più o meno. Cos'era sto coso, sto apparecchio, chissà? Ravagnati. Boh. Vedi che apparecchio, chissà. Chissà che cos'era. Non credo che era un'abitazione questa, eh. Non credo che era un'abitazione. Vedi che qua c'è un altro apparecchio qua dentro, vedi? Guarda, qui si sono rubati gli interruttori, hai visto? Anno 1974. 74. L'apparecchio è del 1974. Hai visto qua le mensole? Hanno messo quei pilastri, sì. Ma andiamo a vedere di qua cosa c'è. Guarda che ragnatela, oh. Mamma mia. Vedi, qui abbiamo visto, qua ci sono le scale che vanno su. Vediamo quell'altra parte lì. Qui sono le cucine dove siamo entrati noi. Ricordiamoci che dobbiamo uscire da qui, dalle cucine. Vedi, qua c'è un'altra stanza. Cos'è? Cosa c'è qui dentro? Vediamo. Vediamo, sempre qua le cucine. Ah no, qui sono le cucine, vedi? Ho visto già prima che c'è l'ascensore. Qua invece, qui pure si va al piano di sopra, guarda. Qui pure si va al piano di sopra. Qui è uno sgabuzzino, vedi? O se era un cesso qui, chissà. Fammi vedere di qua cosa c'è. Cosa c'è di qua? No, qua non ho visto. Vedi? Vedi un altro armadio a muro. Vedi? Qui ci sono altre stanze. Vedi? Vedi là, vedi? È cresciuta l'erba. Cos'è sto coso, sto bidone? Chissà che cos'è. Guarda qui, guarda, le mensole a muro, le armadie a muro. Guarda, queste sono tutte stanze, vedi? Guarda lì, guarda la finestra, guarda. Che antichità. Guarda la porta, che porta antica, hai visto? Non si capisce che cos'era questa roba, che sto posto, se era un'abitazione. Qui siamo già andati prima, lì c'era il lampadario, vedi? Allora andiamo a vedere da dove siamo venuti prima noi, di qua. Che qui ti ci perdi, pare. È grande, sto posto, è grande. Allora ci sono le scale sia di qua che dall'altra parte. Quale vogliamo fare? Facciamo queste. È entrata una cosa nel piede, come al solito. Vedi, qui era l'ingresso principale. Vedi che ci sono gli scalini, c'è la lampada per terra lì. Hai visto? E qua ci sarà qualcuno. Il fantasma. No, ma non c'è lo sfollato. Figurati, se lo sfollato si viene a mettere qui. Però ho sentito sbattere le finestre prima, eh. C'è lo sfollato? Eh? C'è qualcuno qui? E guarda, guarda! Guarda qui, guarda! C'è una presenza, eh! C'è una presenza! Guarda che soffitti! Hai visto che bello, che decorazioni! Che bello! Hai visto che soffitti? Allora questa era una villa. Era una villa, un'abitazione, guarda. Guarda che soffitti, guarda.
Guarda che bello, guarda. E là c'era il lampadario lì in mezzo. Hai visto? Guarda che belle decorazioni, hai visto? Vediamo di qua c'è un buco. Qua c'è un buco, ma non è decorato qui. Qui vedi c'è un armadio a muro, una lampadina. Vedi qua le cagate dei piccioni non mancano mai. Guarda, visto che bello. Qui cos'è? Un balcone, un terrazzo. Guarda, questa è come la corte, guarda. Ne abbiamo viste di case simili, eh? Era la corte. Guarda qui, guarda. Hai visto? Guarda qui, guarda tutte le colonne. Hai visto? Guarda la ringhiera, oh, 1800. La ringhiera 1800. E guarda i pavimenti pure, sono 1910. Hai visto i pavimenti? Guarda qui la finestra, tutta scassata. Guarda le decorazioni. Cosa c'è scritto? Il tuo sorriso? No. Chi è che l'ha scritto qui? Titti Dark Urbex? Chi è che ha scritto? Chi l'ha scritto qui? L'hai scritto tu? L'ha scritto lui. E scrivigli pure la data, no? Oggi che 14.04.23. Ho detto, ma chi l'avrà scritto? Non me ne sono accorta. Intendo a vedere i soffitti. Andiamo a vedere queste altre stanze, Hai visto no? Qua fuori la corte, sì. Adesso mano a mano, stanza per stanza, facciamo tutto. Guarda, guarda i vetri, oh, che vetri antichi. Bella sta casa, hai visto? Da fuori pareva una schifezza, però vedi? Vai dentro e delle volte dei posti sembrano belli. Invece sono brutti, invece questo è particolare. Guarda qui, guarda la luce a neon, come si usavano negli anni 80. Vedi l'ascensore lì. Però avendo l'ascensore, questo deve essere un albergo. Ma questo l'hanno fatto dopo No, no, l'ascensore antica. questo Sarà anni 60 almeno era l'ascensore. l'1900. Ah, dopo ce l'hanno messo l'ascensore, ma è una casa o è un albergo? Non si capisce. Vedi qua un altro lavandino, vedi qua c'è un altro lavandino, hai visto? Vedi qua c'è il coso delle presine, per mettere le presine, vedi? Lavandino, lavaniglia 1910, hai visto? Oh, scusate, un po' di polvere, è la polvere. Qui c'è il gesso, guarda qui c'è rimasta solo la vasca da bagno. Il cesso l'hanno buttato per terra, l'hanno smontato, il lavandino è tutto sventrato. E guarda qui, ci sono degli adesivi anni 60. Hai visto? Delle cose con i fiori per appendere gli asciugamani. Un adesivo con scritto sono un fannullone. E anni 80, vedi? Vedi sto coso, è anni 80. Che antichità! Hai visto altri adesivi lì, pallina, lire 200, guarda. Questo invece che è questo? Grotgom, campeggio, vedi, campeggio mare sport giardino. E Grotgom. C'è qualcuno qui? Sì, vedi che il K2 non si era scaricato, vedi, è proprio che l'entità lì non. Qui c'è l'entità, guarda. Tu hai spento i dati cellulare? Spento il telefono. Ah, ecco, allora. Guarda qua, le scale sono tutte scassate da sta parte. Guarda, però forse si può andare sopra. Si può ancora andare. Si può ancora andare. Vedi qua, vedi. Che antichità. Hai visto? Qui cosa c'è qui dentro? Qui dentro che è un altro cesso. Andiamo a vedere. Guarda, la sabbia per terra, pare di star al mare. Guarda che lavandino, guarda che bei lavandini, oh. Un lavandino doppio, hai visto? E qua c'era un altro cesso, vedi? Vedi che c'è il buco, c'è lo scarico lì. Qui vedi, lì c'era la lampadina.
La natura si sta riprendendo tutto, vedi, stanno crescendo le foglie, gli alberi qua dentro, dentro al cesso. Hai visto? L'altro cesso, vedi che maniglia, oh. Guarda che maniglia antica, vedi gli adesivi anni 80, se non addirittura anni 70, vedi tutti questi cosi appesi. Hai visto? Che antichità. Qua invece cosa c'è? Vedi, qua ci hanno messo delle impalcature perché sicuramente stava cedendo il tetto. Vediamo. Guarda qui, guarda, c'è una presenza continua qui. Abbiamo spento tutto? Tutti i cellulari? Guarda qui un'altra stanza. Guarda, cos'è una farfalla notturna quella? Guarda qui le decorazioni con i fiori. Hai visto? Si sono un po' rovinate, però guarda, lì c'è ancora, solo lì all'angolo, vedi? C'è qualche decorazione rimasta. Hai visto? Guarda, guarda, che antichità. Ci abitano qui, di fronte. Guarda, guarda qui altre decorazioni, guarda. Guarda qui, hai visto le altre decorazioni? Tu hai sentito delle voci? Certo. Guarda, guarda qui, guarda. Hai visto che antichità, hai visto che decorazioni belle, guarda, che peccato che se tutto è venuto giù tutto il soffitto e non si vedono più le decorazioni, solo da questo lato, guarda, che peccato. Hai visto qui c'è un'altra porta, vedi? Ci ha attaccato quei cosi, hai visto? Guarda che antichità, guarda. Allora, le scale, mi pare che da questa parte, vedi qua la porta d'ingresso, guarda qui che antichità, che serratura antica, hai visto? Mi pare che le scale da qui stanno solo qua stanno. Vedi come sbatte, sbattono le finestre, vedi la corte, hai visto? Hai visto che antichità, che corte antica, guarda, guarda, hai visto? Giù le abbiamo viste, erano... Ah, è un coso per terra. Queste reggono, sì. Vedi sopra com'è, come sono messe. Guardate ragazzi qua. C'è qualcuno qui? C'è qualcuno qui? Sono tutte scassate le scale. Appena ho detto c'è qualcuno qui, hanno sbattuto le finestre. C'è qualcuno qui? Sì. Come sono? Rotte? Hai visto che la finestra c'è il fantasma, ha sbattuto la finestra. Un po', vedete, vedete, vedete dove stiamo salendo, vedete? Questo è il secondo piano, poi c'è pure il terzo. C'è qualcuno qui, eh? Tu?
Lì ci doveva essere pure la dependance. Guarda, guarda che bella villa. Hai visto che antichità? Questa mi pare una villa comunque a me. Si capisce. Una villa sicuramente. Dai, vediamoci prima sta stanza qui. Vediamo un po' cosa c'è qui. Guarda le maniglie. Che antichità. Guarda che bei soffitti. E quasi sono mantenuti, eh. Guarda che belli, guarda. Guarda che belli. Quasi sono mantenuti, eh. Guarda che affreschi. Spettacolari. Spettacolari, guarda lì, guarda. Lì è un po' rovinato all'angolo, però questo, guarda, guarda che bello, guarda che affreschi. Guarda che affreschi. Che antichità. Mamma mia. E lì c'era un armadio. Hai visto? Guarda che bei affreschi. Hai visto? Vedi qua. C'è qualcuno qui? Allora, io adesso accendo la spirit box. Questo è un camino, hai visto che è camino antico. Prendo la spirit box, vedi? Il K2 è illuminato, è arrivato al giallo, adesso è ritornato verde. Però io voglio accendere anche la spirit box. Guarda che affreschi, ti faccio vedere. Vedi qua un po' rovinati, però guarda qui, guarda. Guarda che belli, guarda. Che antichità, hai visto? Hai visto che affreschi? Che meraviglia. E qua c'è ancora il lampadario a palla. Il mitico lampadario a palla. Allora, tienimi un attimo sta torcia. Anche se comunque qua si vede, la torcia si potrebbe anche spegnere. Che dici? Allora, metto un attimo il K2 in tasca. Perché voglio vedere un attimo una cosa. Voglio vedere se c'è il fantasma. Mi piglio la spirit box. È un po' ingombrante a tenerla in mano. Io non, scusate se non la uso in tutti i video, però purtroppo io avevo ordinato una spirit box, mi hanno mandato una che è la più professionale in assoluto, anche la più costosa. Il problema è che purtroppo, allora aspettate un attimo, è pesante da tenere in mano, ecco. Eccoci qua, vi dicevo che è pesante, vedete, vedete quanto è grossa, a tenerla in mano è veramente pesante. Adesso io l'accendo. Ecco qua, l'ho accesa, vediamo se rileviamo qualche... C'è qualcuno qui? C'è qualcuno che prima ha fatto sbattere le porte? Eh? Guarda qui la maniglia del balcone. Che antichità, vediamoci sul balcone com'è. Guardiamo sul balcone. Che balcone antico. Guarda qui, guarda. Guarda qui che balcone. Guarda tutto arrugginito. Che antichità. Hai visto? Che bella ringhiera. Che antichità. Guarda qui, guarda, la maniglia anni 800. C'è qualcuno qui? Andiamo a vedere quest'altra stanza. Che successo qui, oh? Qua c'è il cesso. Questo era un armadio a muro, vedi? Lampadario a palla. Vedi? Qui c'è il cesso. Qua c'è un'altra stanza, vediamo. No, quella è quella di prima che ti ho fatto vedere con gli affreschi. Qua c'è il cesso. Hai visto? La vaschettina da bagno piccola. Guarda, lì c'era il lavandino che hanno sventrato. E qui c'è il cesso. Vedi? Poi ci sono appese sempre tutte queste cose, vedi? Queste cose appese, hai visto? Anni 60, anni 70. C'è qualcuno qui?
questo vedi l'ascensore? Allora, qui c'era il camino, c'era un camino qui, guarda, guarda che camini piccoli. Questo era l'ascensore, visto che portavano il cibo, il portavivande, vedi l'ascensore, hai visto? Che antichità, guarda, portavano il cibo, vedi? Saliva fino a sopra l'ascensore. E guarda qui, guarda. Questo, andiamo a vedere quest'altra stanza. Guarda i pavimenti esagono dell'Ottocento. Hai visto? E questa è un'altra bella stanza affrescata, vedi? Era affrescata. Allora, il camino piccolino, guarda. Il camino di marmo, poi è tutto marmo intorno, eh. Vedi qua gli affreschi, vedi? Con i fiori blu, hai visto? Guarda che belli, guarda. Si vedono solo da sto lato, perché qua è tutto rovinato, hai visto? Qua c'era il lampadario a palla. I lampadari erano tutti a palla, standard. Tutti i lampadari, vedi? Qui ancora si vedono un po' gli affreschi. Hai visto? Hai visto che bello? Guarda la porta, la finestra. Anni 50, eh? Guarda qui, guarda che serrature, oh. Aprivano quel chiavistello, aprivano. Andiamo a vedere quest'altra. Qui si va al piano di sopra. Allora, andiamo a vedere. Andiamo a vedere di qua cosa c'è. Vedi, qua ci sono cresciuti tutti i rami, vedi? Sono venuti dal giardino, sono arrivati fino alla casa. Visto? Porca miseria. E poi pungono, sono pungenti questi rami. Guarda qui, guarda. Questa è un'altra stanza. Vedi, qua gli affreschi non si vedono più. Vedi, il lampadario a palla resiste. Lampadari standard in tutta la casa. Questi c'erano i lampadari a palla dovunque. Nelle stanze, nel cesso, nella cucina. Vedi, qua c'è il camino, il mini camino. Qui c'è un armadio a muro. Questa è un'altra stanza. Qua ci hanno messo le impalcature. Vedi? Qua ci hanno messo, vedi che stava crollando? Hai visto? Ci hanno messo le impalcature per reggerla, per non farla crollare. Hai visto? Questa invece è pure un'altra stanza. Qua pure un'altra stanza, vedi? Col camino. Vedi? Lampadari a palla. Qui gli affreschi manco si vedono più, ma sicuramente c'erano. Non si vedono più. Oppure questa era una stanza bianca, vedi, là sotto il soffitto è bianco. Era bianca forse questa stanza senza affreschi. Guarda. Guarda, guarda. C'è qualcuno qui? Guarda. Hai visto qua sotto, guarda. Guarda quello che si può vedere, perché ormai vedi? Vedi? Guarda qui, guarda. La corte. Sì. Guarda, ti faccio vedere il panorama, vedi? C'è poco da far vedere il panorama, perché qua sono tutti alberi. Lì dietro ci sono le montagne. C'è qualcuno qui, vedi? Quattro più. Vedi, c'è qualche presenza. C'è qualcuno qui? Fammi vedere. Madonna mia. Vedi, vedi i rami stanno entrando dentro la casa. Vedi, adesso saliamo su, andiamo a vedere l'altro piano. C'è un altro piano sopra. Guarda qui, guarda le scale che abbiamo fatto prima, hai visto? Hai visto? Però reggono ancora, nonostante tutto, reggono ancora, vedi? Guarda che porta antica, guarda. Però vedi, vedi, le scale reggono. Sono un po' così, forse ci sono altri due piani sopra. Chissà. Guarda qui la maniglia. Sarà 1910, anni 20, anni 10, chissà, che antichità. Allora, andiamo al piano di sopra.
andiamo a vedere com'è il piano di sopra. Comincia a salire. No, no, le scale reggono, reggono. Che è qua? Cos'è? Un uccello morto? Cos'è? Vedi, è un uccello morto. Qui. Insomma, dai. Qua pure. Se dopo troviamo le altre scale, scendiamo dalle altre. Vedi. Guarda qui, guarda. Qua ci stanno tutte le porte per terra. Hai visto? E guarda qui, guarda. Guarda qui, cosa c'era? Il cesso qui. E guarda qui il cesso. Il cesso. Vedi, qua hanno messo le impalcature, però stanno cadendo le impalcature, hai visto? Come l'hanno cazzo l'hanno messa queste impalcature? Hai visto? E stanno... C'è qualcuno qui? C'è qualcuno? C'è qualcuno sicuramente. Fammi vedere un attimo il K2, se rileva qualche presenza. C'è qualcuno qui? È acceso, sì. C'è qualcuno qui? Sì. Sento degli uccellini che cantano. C'è qualcuno? Mamma mia, la casa delle presenze, oh. Io me la sento che mi cammina dietro. C'è qualcuno qui dentro al cesso? Sei dentro al cesso? Cos'è qua? Guarda qui, guarda. Il cesso e il bidet. Hai visto? Vedi il coso lì. Madonna mia, vedi il... Guarda come impazzisce qua dentro, guarda. La spirit box. Il fantasma, sei qui? L'entità qui dentro, guardate. Sei qui, entità? Stai impazzendo, vedi la spirit box? Vedi? Io userei anche l'altro strumento, l'RF. Andiamoci a vedere le stanze. Andiamo. Ti faccio vedere prima fuori. Guarda. Vedi qua, vedi. Qua è più rovinato, hai visto? È più rovinato qui. Perché qua è tutto diruccato, vedi? Sta crollando tutto. Hai visto che qua è crollato tutto? Adesso ti faccio vedere. Guarda. Secondo me a piano di sopra non si può proprio andare, vedi? È tutto diruccato, guarda. Guarda che è crollato tutto qui, vedi? Vedi? Guarda. E sta cadendo tutto. Manco le impalcature reggono. Vedi, è crollato tutto. Andiamo a vedere qua dentro cosa c'è dentro sta stanza. Manco più le porte s'aprono. Ah, madonna, mi sono fatta male le sizze. Guarda qui, guarda. Guarda, questa che era? Questa era una solita stanza normale. Il camino, vedi? L'armadio a muro. Qua è tutto diruccato. Qua cosa c'è qua? Vedi? Qua c'è un muro, c'è un muro qui che separa. Vedi, però lì in quell'altra stanza non ci posso andare perché è tutto diruccato. Guarda qui, guarda. Guarda sto coso per chiudere le finestre, come antico, guarda. Guarda qui che antichità. Guarda il camino. Hai visto? L'armadio, la finestra, tutto diruccato al piano di sopra. E... Allora, usciamo di qua. Guardate, guardate. Qua ci sono le scale che vanno su. Andiamo a vedere da quest'altra stanza cosa c'è. Andiamo a vedere qua cosa c'è.
Che miseria. Guarda qui, guarda. Guarda. Guarda qui. Quindi c'è un appendiabiti qui, oh. Un appendiabiti, che antichità, anni 60. E qui la mensola è famosa, armadio a muro. Vedi che appendiabiti antico. Guarda la maniglia qui, che antichità. Qui che cosa c'è? Un'altra stanza. Fammi vedere. Non c'è niente, guarda. Il camino, vedi? Le finestre, guarda. Non c'è proprio niente. Guarda, guarda. Guarda qui, guarda. Guarda la serratura, oh. Hai visto che serratura? Si chiudevano dentro con la serratura. Guarda, guarda. Questo che è? Il tubo dell'acqua. Sai che cos'è? Lì ci abitano. Lì ci abitano, signori. Quella casa ci abitano. Non ci facciamo vedere. Una canna fumaria. Ah, la canna fumaria. Sì, sì. La canna fumaria. Vogliamo andare al piano di sopra? Comunque le scale per scendere sono solo queste. Dall'altra parte, sotto, al piano terra, c'erano delle scale migliori. Chissà dove andavano. Non è che andavano da un'altra parte. Ma... guarda. C'è qualcuno qui? Vogliamo salire sopra oppure no? Che è tutto diruccato, no? Sopra ci mancano i gradini. Sì, c'è il sottotetto, poi ci mancano i gradini, guarda. Guarda lì, guarda. Non si può andare al piano di sopra, purtroppo. Dobbiamo scendere giù e vedere quelle scale che stanno al piano terra. Ma questo coso qui, dove lo posso mettere? Perché non so se mi va in tasca. Lo rimetto dentro? No, no, aspetta, me lo tengo vicino al braccio, va. Perché sennò dopo devo riaprire di nuovo. Allora, facciamo una cosa. Noi, siccome abbiamo gli strumenti in mano, ci dobbiamo mantenere vicino alla ringhiera per non cadere. Scendiamo al piano di sotto. Ti ho fatto vedere tutto, i tre piani. Adesso scendiamo al piano di sotto. Vediamo le altre scale dove portano. E poi comunque dobbiamo anche visitare la cantina. A tra pochissimo. Eccoci qui, siamo scesi al piano terra. Ti voglio far vedere un attimo gli interruttori. Guarda, anni 50, visto? Prima di andare nelle cantine. Allora, c'era un'altra scala che saliva su, ma porta sempre dove eravamo prima. Quindi ti ho fatto già vedere tutto. Adesso riscendiamo da sta scala, perché pensavo che portasse a un'altra ala della casa. Invece porta sempre lì. Guarda, guarda sta porta, che antichità, guarda. Guarda qui che è cresciuta tutta l'erba. Adesso ci andiamo a vedere le cantine. Andiamo a vedere se c'è il V. Andiamo a vedere se c'è il V. Guarda. Guarda qui, guarda. Allora, qua ci stanno le cantine. Allora, andiamo a vedere, scendi prima. Qui c'è il cesso che ti ho fatto vedere prima, visto? Guarda la porta della cantina, vedi? Che antichità. Che umidità. Andiamo a vedere cosa c'è. Ci sarà il V? C'è il V? C'è il V? Guarda qui le cagate di un topo. Le cagate di un topo. Ci sono le zanzare. C'è di tutto qua sotto. E vediamo se c'è il V. C'è il V? C'è il V? Guarda quanto V. Guarda le bottiglie, oh. Quante bottiglioni del V, guarda quelle che grosse, oh. C'è il V? C'è il V? C'è il V? C'è il V? Guarda le bottiglie, mamma mia che antichità. Ci sono bottiglie migliori. Allora aspetta un attimo, non riesco perché c'è lo zaino. Vai avanti, vai avanti. Vai avanti. Fammi vedere le altre bottiglie in stanza. Guarda qui, guarda. Guarda qui. Guarda qui. Le bottiglie quelle accoppute, vedi? Quelle tonde che si usavano negli anni 60. Guarda qui, c'è il V. E guarda sta porticina dove andava, nel giardino andava. Che antichità, guarda la lampada lì. Che antichità. C'è il V, c'è il V. Guarda qui quante bottiglie del V.
Poi sulla mensola ci metteva, vedi, la mensola è cascata tutta, il legno si è infracidito. Ci metteva tutte le bottiglie del vino, il contadino. C'è il vino? C'è il vino, guarda qui che sedia, anni 1910. Guarda, guarda, vediamo di fianco cosa c'è. Madonna, quanto vi, quanto vi. C'è il vi, c'è il vi. Vediamo qua di fianco cosa c'è. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere di fianco qui. Cosa c'è qui? Cos'è sta roba? Cos'è sta roba qua dentro? Cos'è? Guarda qui, guarda le sedie, guarda che sedie antiche, c'è pure un frigorifero lì, cosa c'è lì? Si può vedere qua, guarda lì il frigorifero, zoppas, però non si può andare qui, è bloccata la porta. Fammi vedere se si può entrare qua dentro, c'è anche l'eco. Cos'è questa macella? Cos'è questo? Vedi, c'è un buco lì, hai visto? Non c'è un buco, c'è una cosa, non so che cos'è. Cos'era qui? Vedi, si sente l'eco. Guarda qui. Questa che è sta cosa? È una valvola. Una valvola che non andava a funzionare. Metteva in funzione quando faceva il vino. E qua dietro non posso vedere il frigorifero della Zoppas. Qua ci stanno delle sedie vecchie lì sopra, vedi? Lì in quei cosi, quelle mensole al muro con quei cosi, ci appendeva i prosciutti e i salami. Hai visto? E guarda, qua c'è uno scheletro di una macchinina. Hai visto? Di un bambino. Vedi? Lì ci appendeva. Guarda qua le sedie. Che antichità. Vedi? Là c'è il frigorifero della Zoppas vecchio. E lì ci appendeva quei ganci appesi. Prosciutti, salami e formaggi. E guarda qui. Guarda sto coso come antico. Guarda. Che antichità. Mamma mia, che antichità. E tutto questo lì dalla cantina. Hai visto? L'antichità che ti ho fatto vedere oggi. Guarda, guarda la lampada, oh. Mamma mia, che antichità. Possiamo andare? Le cagate dei topi, le cagate dei topi. Fammi salire il cappotto, me lo tengo su, sennò con i gatti che ho a casa sentono la puzza delle merde dei topi. Guardate, guardate. Direi che abbiamo fatto tutto. Abbiamo fatto tutto, è stata molto bella vedere sta casa, non so che cos'è, se era una villa, una casa, non lo so, credo che era una casa. Qui è dove siamo entrati, che c'erano le cucine, vedi? Guarda. C'è qualcuno qui? Adesso usciamo fuori. E te la faccio vedere meglio com'è da fuori, eh. Te la faccio vedere. Guarda qui in mezzo al bosco. In mezzo al bosco. Noi siamo venuti di qua. Da qua dietro. Da qua dietro. Vedete? In mezzo al bosco, le steppate. Dove dobbiamo passare? Stiamo attenti a dove mettiamo i piedi. Hai visto? Questa era la finestra della cucina. Hai visto che antichità? Che casa! Ora te la faccio vedere meglio. Aspetta che mi allontano un po' e te la faccio vedere meglio, guarda, guarda, hai visto? Hai visto? Guarda qui, vedi che lì il tetto è crollato, è tutto diruccato all'ultimo piano, hai visto? Lì pure, vedi, è coperto dalla vegetazione, hai visto? Lì le finestre le hanno murate al centro, vedi? È
È una casa molto grande, una villa. Questa era una villa. Hai visto? Dalla villa in provincia di Biella è tutto. Alla prossima esplorazione. Ciao!